parliamo anche con Nicolò Orpini della amichevole con il San Colombano, un ottimo primo tempo della Pergolettese, insomma ha concesso nulla e ha fatto anche bene davanti. Sono d'accordo, ma secondo me anche il secondo tempo a tratti siamo andati bene, l'importante era cercare di non prendere gol, visto che in queste, nelle due amichevoli precedenti abbiamo preso, ce l'abbiamo fatta, continuiamo a lavorare così. Cosa a te è particolarmente piaciuto nella squadra nel primo tempo? Ma soprattutto le trame di gioco, come si è svolta sia davanti che dietro, secondo me siamo stati poi anche compatti, a parte in qualche frangente in due o tre azioni che però perché eravamo stanchi, ma va bene così. Mi è sembrato insomma anche il mister che l'obiettivo principale della partita era il possesso palla, tenere palla e giocarla sempre. Infatti è proprio così, il mister, ne abbiamo parlato prima della partita, ci ha detto di cercare, siccome loro il mister li conosceva, cercavano soprattutto le palle lunghe, di giocare sulle seconde palle, ha detto cerchiamo di tenerle anche se il campo è un po' stretto, un po' piccolino, cerchiamo di tenere, di far gioco, così è stato, infatti si è visto. Si è visto anche per le occasioni da gol, per quello che avete creato? Sì, soprattutto per quello, abbiamo avuto secondo me già anche nel primo tempo 5-6 palle gol, soprattutto anche su calcio piazza 2, tra l'altro una l'ha fatta Ghidini, l'altra ce l'ho avuta io purtroppo, andata fuori di poco, dobbiamo continuare così. Domenica il primo impegno ufficiale, il Pergo è pronto? Sì, sicuramente siamo pronti, è logico, dobbiamo ancora sistemare qualcosina, in settimana lavoreremo, ma siamo pronti, siamo carichi.